GR1. Studio Francesco Albanese. E ora una notizia di sport appena arrivata. Cesaretti in studio. Eh sì, perché Arianna Fontana ha compiuto l'impresa, ha confermato il suo titolo olimpico sui 500 metri, parliamo di short track, e la decima medaglia per l'azzurra, che aveva già vinto la stessa gara a Pyeongchang nel 2018. Grazie allora Luca Cesaretti. GR1. Buon pomeriggio da Cecilia Narducci. In apertura le belle notizie che arrivano dalle Olimpiadi di Pechino, a cominciare dalla prima medaglia d'oro conquistata da Arianna Fontana. Ultima curva, Arianna Oro! Arianna Oro! Arianna Oro! L'urlo di Arianna Fontana, subito dopo aver tagliato il traguardo dell'Ice Cube, scatena l'urlo in tutta l'Italia. Il primo oro di Pechino è firmato dalla campionessa dello short track, che conferma il titolo sui 500 di 4 anni fa. Prima trattiene il fiato per la caduta pochi istanti dopo che lo starter ha annullato la partenza, poi però non lascia scampo alle avversarie, sorpassando l'olandese Skulting, poi Argento, con un'infilata magistrale all'interno a un giro e mezzo dal tempo. Per Arianna è la decima medaglia in 5 Olimpiadi consecutive, eguagliata a Stefania Belmondo anche nel conto delle medaglie, 2 ori, 3 argenti, 5 bronzi. Tra i plurimedagliati italiani, davanti c'è solo Edoardo Mangiarotti, schermidore da 13 medaglie a 5 cerchi. Luca Cesaretti, GR1. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, anticipiamo la pagina sportiva con le Olimpiadi Invernali di Pechino. Due nuovi podi per l'Italia, l'argento di Federica Brignone e l'oro di Arianna Fontana. Da oggi l'azzurra con più medaglie ai Giochi Olimpici Invernali. I nostri servizi. Una Big Monday in Casa Italia, un lunedì da urlo con le donne grandi protagoniste, oro della leggenda Arianna Fontana nella sua gara ai 500 metri dello short track, il primo oro per l'Italia alle Olimpiadi, un sorpasso magico in semifinale alla canadese Kim Butten, poi il nuovo trionfo per la valtellinese, un altro record, 10 medaglie olimpiche come il mito Stefania Belmondo. Fontana. Per me l'argento non era abbastanza oggi, quindi volevo di nuovo l'oro, quindi volevo l'oro ancora e devo andare a prenderlo. Fa piacere ed è anche un onore, perché comunque Stefania è stata una grande atleta, quindi essere lì a pari merito con lei sicuramente fa piacere. Pechino, Emilio Mancuso, GR1. Da giovanissima predestinata a leggenda vivente. È la metamorfosi di Arianna Fontana nei 16 anni da atleta olimpica, più della metà della sua vita. Debutta ai Giochi a Torino 2006 e a 15 anni e 314 giorni si mette subito al collo il bronzo in staffetta, diventando la più giovane medagliata italiana di sempre alle Olimpiadi Invernali. La scalata all'Olimpo prosegue pattinata dopo pattinata. Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei portano manciate di successi, ma sono le Olimpiadi che la definiscono. A Vancouver tra la prima medaglia individuale, a Sochi vuole l'oro e invece si deve accontentare dell'argento. Pensa di smettere, poi riparte con la spinta del neo marito e coach Anthony Lobello. C'è un oro da inseguire che c'entra a Pyeongchang dopo aver fatto da portabandiera. Ha vinto tutto, ma nonostante dissidi e contrasti con la federazione decide di andare avanti. C'è Pechino all'orizzonte con la storia da fare. Altra missione compiuta, Belmondo agganciato a quota 10, nessuno come lei in Italia, altri 6 solo al mondo. Milano Cortina sarebbe la chiusura perfetta del cerchio. Luca Cesaretti, GR1.